Bentornati sul mio canale, oggi vi porto una versione pazzesca del classico di Bill Withers, Ain't No Sunshine. Prima di proseguire, come sempre, vi ricordo iscrizione, campanellina, schiacciate tutti i tastini che trovate qua sotto. Allora, se qualcuno mi segue da un po' di tempo, gli può venire il dubbio che mi stia venendo qualche malattia neurologica, perché io la lezione su Ain't No Sunshine di Bill Withers l'ho già fatta, sviscerandola come un branzino, vedendo tutti gli errori più classici che trovate in altre lezioni su internet, le robe che sbagliavo anch'io in precedenza, ma mi sono documentato e l'ho fatta e c'è il video, ve lo lascio in descrizione. Qui però affrontiamo una versione completamente diversa di una cantante americana spettacolare che nessuno conosce, non la conoscevo neanch'io, che si chiama India Carney. Da dove arriva questo brano? Spesso mi capita di suonare con la mia collega amica Costanza, l'avete già vista sul canale, qualche video su microfoni, Kimafun, l'arrangiamento di Mercedes-Benz di Janis Joplin, andate a cercarlo, molto brava. Suoniamo spesso in duo, acustico, chitarra e voce, in giro nei dintorni Torino e provincia, e mi fa: senti, facciamo il No Sunshine, però la versione è quella di India Carney. E già quando un cantante mi esordisce così, e me già mi casca al latte le ginocchia, perché andare ad ascoltarsi la versione di un pezzo che uno conosce, poi le devi reimparare da zero, è sempre un caso, ma vabbè, facciamo sta roba, me l'ha chiesto, si fa. Vado su YouTube, mi fa: guarda che è bellissima. Io un po' scettico come sono sempre stato, faccio play e mi è cascata la mascella. Perché, non picchiatemi, io preferisco questa versione all'originale del vecchio Bill Withers. E perché? Perché intanto è suonata da paura, cantata ancora meglio, è proprio solo chitarra e voce. Guarda, cercatevelo, India Carney, Ain't No Sunshine, se riesco vi lascio il link qua sotto, in un'altra tonalità, ma i cambi degli accordi sono completamente diversi ed è veramente uno spettacolo sentirla suonare e cantare. E quindi ho detto: vabbè, ci sta, dai, facciamola così. E quindi da quel momento in avanti, tutte le volte che vedo in scaletta con Costanza il pezzo di Bill Withers, Ain't No Sunshine, so già che partiamo con quella versione. Che caratteristiche ha? Intanto è un piano e voce molto jazz, soul, R&B. Io ho fatto una base, una backing track che vi lascio qui da poter scaricare, così ce l'avete se volete divertirvi anche voi a improvvisarci sopra. L'ho fatta un pochino più sostenuta. Il cambio più grosso è che non parte dall'accordo minore, parte da un accordo maggiore. Se voi pensate il pezzo in si minore, parte dalla sesta, parte dal sol. E tutto il giro è completamente diverso, ma la linea vocale è stupenda, sta benissimo sul giro di accordi, su quella che è la linea vocale originale. Ascoltate, fate prima che non va a sentire i miei sproloqui. Gli strumenti che ho usato per il video, allora ho utilizzato la mia Les Paul Custom Shop R8, sono entrato nel Box of Rock boostato dal Boss SD1, delay, riverbero, come al solito, i miei suoni sono sempre semplicissimi, Fender Princeton Reverb del 1978, microfonato con Rode M2 e SM57 sul bordo. Vi lascio in descrizione tutti i link agli strumenti che tendenzialmente uso, così se volete sbirciare, sono tutti link affiliati Thomann, a voi non costa nulla di più di quello che paghereste normalmente, ma come dire, Thomann mi riconosce il mio lavoro, mettiamolo in questi termini. Vi lascio anche in descrizione il link al mio corso Terzo Elemento, che è un corso che ho fatto qualche mese fa, sul terzo box della pentatonica, sviscerato dall'inizio alla fine tutte le scale sovrapposte, minore, maggiore, pentatonica con le seste, scala blues, per suonare su pezzi blues, soul, R&B come questo in maniera assolutamente efficace. Perché il terzo box? Perché è proprio il più bistrattato tra tutti quanti, nessuno lo usa e invece ha un sacco di risorse. Vi lascio il link in descrizione. Il brano si apre con la classica frase vocale di Bill Withers, che è questa, siamo in si minore, però siamo un tono sopra rispetto all'originale. La voce si appoggia come ultima nota su questo si. Cosa ha fatto la nostra amica India Carney? Ha suonato un sol invece del si minore classico, quindi siamo finiti da un'altra parte. La maggiore, la, se volete, con la nona addizionata, si minore settima, eccolo qua l'accordo di impianto del brano.
di nuovo uguale identico. La terza parte del verso. Finisce su un Mi e, al contrario degli accordi del buon vecchio Bill Withers, lei suona proprio Mi maggiore con la terza al basso. Quindi questo abbiamo Sol diesis suonato col medio al quarto tasto, ultima corda, Mi, Si e Mi qui sulla seconda corda, sul Si. Torniamo sul sesto grado, Sol, La e Si, e questo è il grosso del giro. Calcolate che il pezzo di Bill Withers ha 3 accordi in croce, anche questo è stato modificato e riarrangiato, ma senza andare a inserire cose troppo strane. Una cosa che mi piace fare molto al fondo, come chiamiamolo turnaround, è inserire un accordo di dominante, un fa diesis settima con la quinta diesis, o anche con la nona diesis, che richiami un po' la tonalità d'impianto Si minore. Se lo provate, ne vedrete delle belle, perché è veramente, veramente, mi verrebbe da dire innovativo, una parola un po' grossa, innovativo, però funziona da paura e vi consiglio di inserirlo nel vostro repertorio. Ve lo suono tutto dall'inizio. Col basso sul diesis, Sol, La, Si, il fa diesis quello ce l'ho messo io, lei non lo mette, però già che era un pezzo riarrangiato ci metto anche del mio. Bello, 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 veramente un pezzo super, ragazzi. Mi spiace aver fatto il doppione della lezione, ma ci tenevo a portarvi anche questo arrangiamento. Questa ragazza in via Carney si merita che qualcuno vada a sbirciare il suo video. Improvisation. Riguardo l'improvvisazione, siamo in Si minore, quindi ragionate sul fatto che pentatonica, scala minore naturale di Si. Funzionano per la stragrande maggioranza della durata del brano. Occhio al Mi col basso di Sol diesis, perché mentre gli altri accordi fanno parte della tonalità di Si minore naturale, quel Mi con la terza al basso, bello così arrabbiato, arriva dal dorico di Si, quindi non suonateci a sprombattuto il Sol naturale, ma utilizzate il Sol diesis. Quindi quando arriva il Mi, cercate di enfatizzare quella nota, o quantomeno bypassate il Sol se non sapete dove il Sol diesis, se no viene fuori un po' un pasticcio. Sull'ultimo accordo, quello che ho inserito io in maniera del tutto abusiva, io tendenzialmente vado o di arpeggi o di scala superlocria, perché è un accordo alterato. Permette di creare un po' di twist, mi piace per quello, era giusto per non suonare scale minori e doriche dall'inizio alla fine del pezzo, un po' challenging, un po' per mettersi alla prova. È molto breve, se non lo fate non succede niente, se lo fate potete continuare volendo sulla pentatonica minore di Si, ma se volete provare delle scale alternative un po' più jazz fusion, può essere una buona idea la scala superlocria o anche frigio dominante, quindi fondamentalmente la nota che cambia è che al posto del La naturale mettete la diesis, che è la sensibile di Si, quindi solo su quell'accordo. Non starei a suonare troppo alto su un brano così bello, così melodico, perché rischiate di andare un pochino fuori dal seminato, secondo me, però se siete in grado, sì, si può tranquillamente fare. Che dire,
micro lezione, veloce, però mi piaceva questo pezzo. Te lo porto ai ragazzi, magari qualcuno si intrippa, va a sentirsi il video, lo mette nel suo repertorio. Cioè, non è che c'ho il copyright su un pezzo che non è mio né l'originale né questa versione. Quindi mi fa piacere condividerlo con voi. Ci vediamo la prossima settimana. Un abbraccio a tutti. Ciao.